Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze. E soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. Le stampiamo da GT Foto? Sì! Questa giornata di sabato festiva, inteso inaugurare un ciclo, come dire, di incontri con i clienti finali, allo scopo di fornire chiarimenti che riguardassero l'attuale situazione in relazione alle forniture gas ed energia elettrica. Siamo reduci di un periodo difficile che è quello invernale. Abbiamo voluto in questa bellissima giornata di sole anche esorcizzare l'inizio della primavera e quindi la fine quasi dell'inverno, incontrando i nostri clienti. È uno di una serie di cicli che ci siamo riproposti di fare, a ricalcare tra virgolette il valore del legame tra Vestina Gas e Luce S.p.A. e questo bellissimo, bellissimo territorio. Siamo contenti dell'affluenza questa mattina, sono venuti a trovarci un bel po' di clienti tradizionali, ma anche clienti futuri che hanno sottoscritto un nuovo contratto con noi. Siamo felici di aver dato una serie di informazioni. Siamo vicini evidentemente a tutti, siamo consapevoli dell'attuale momento di delicatezza dal punto di vista dei prezzi, purtroppo le cause ne sono esogene. Vestina ha una serie di frecce all'arco che mette a disposizione dei propri clienti per attutire al maggior livello possibile questo momento di difficoltà. La situazione, le frecce all'arco vanno evidentemente, tengono conto di possibilità di rateizzazione, possibilità di spalmare evidentemente gli importi nel tempo. E poi ci sono nuove offerte che riguardano le energie rinnovabili, il fotovoltaico, l'utilizzo dell'acqua. Le nuove offerte hanno tutte, tra virgolette, lo scopo e l'obiettivo di venire incontro al cliente finale, in questa fase di particolare pesantezza, tra virgolette, dei prezzi.
Oggi siamo qui per rimarcare la presenza, la nostra presenza, la presenza di Vestina Gas e Luce sul territorio. Siamo qui a Colle Corvino, più esattamente alla località che viene denominata la stazione di Colle Corvino, un punto che noi riteniamo strategico e un punto che ci sta dando ultimamente tantissima soddisfazione, perché anche approfittando il fatto del passaggio che normalmente c'è sul posto, riusciamo a rivolgerci ad un grandissimo numero di clienti e anche non clienti. Anche questa mattina abbiamo assistito fino ad ora a tante persone che si sono recate presso il nostro ufficio, presso il nostro point, a chiedere informazioni in merito al tema energia. Tema energia che negli ultimi tempi sappiamo tutti è un tema, ecco, consentitemi la battuta, è molto gettonato, e proprio per questo abbiamo capito, se mai ce ne fosse bisogno, che ancora di più il cittadino, il consumatore, il cliente ha bisogno di avere a che fare con un'azienda organizzata sul territorio. E qui mi permetto di dire che noi siamo l'unica azienda del territorio che abbia un'organizzazione capillare e riesce a dare risposte in tempo reale. Cioè, voglio dire, qui non parliamo di una situazione, come dire, sorta all'ultimo minuto e arrangiata, tra virgolette. Qua stiamo parlando di un'azienda che sta qui da 20 anni e che, consentitemi di dire, non teme imitazioni. Oggi siamo ancora qua con gli amici, i colleghi di Vestina Gas e Luce ad incontrare i nostri clienti sul quale territorio di Colle Corvino e non solo. E sono iniziative che stiamo prendendo nei territori dove siamo maggiormente presenti, in attesa poi di svilupparci anche in altri territori che da un punto di vista commerciale stiamo approcciando. Grazie adesso all'intervento del nostro nuovo area manager Centro Italia, Francesco Liotti, stiamo sviluppando alcune attività commerciali che ci consentiranno di superare il momento che è stato un po', come tutti sanno, difficile in termini di prezzi, in termini di approvvigionamento sia dell'energia elettrica che del gas, e adesso stiamo studiando alcuni sistemi, alcune offerte che possono andare incontro alle esigenze dei nostri clienti. Ci muoveremo di nuovo ovviamente sul territorio dei nostri clienti di più lunga data, ma vogliamo portare le stesse condizioni anche su tutto l'Abruzzo. Onorati qui oggi di ricevere il gruppo di coristi che vengono dall'Ucraina, abbiamo la fortuna di avere anche la loro presidente di tutti i cori presenti in Italia. Che dire, purtroppo in un momento così tragico noi Prologhi di Penna abbiamo ritenuto opportuno far sì che ci fosse questo connubio ai fini della solidarietà. Sappiamo benissimo quanti morti purtroppo stanno facendo lì in Ucraina, sappiamo benissimo il problema, non dico nazionale, ma è mondiale per tutti quanti, ci sembra doveroso stare vicino a queste popolazioni. Oggi sto qua a testimoniare una guerra feroce e terribile che sta facendo popolo fraterno al mio paese. Fino adesso, che è il 39° giorno di guerra, sono stati uccisi 140 bambini, 6.000 civili.
sono distrutti e bombardati piccoli e grandi città ucraine. E noi adesso, stando qua in Italia, come tutto popolo europeo, sta chiedendo solo pace. E un strumento che possiamo utilizzare è il canto. Canto e musica. Con questi due strumenti noi gridiamo pace al nostro paese, a NATO chiudere il cielo e fermare la guerra. Fine, tra capire e punta fine, Maria Nicola, Maria Nicola.
l'essenza di un territorio e nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messere, Monde e Pianella. Una banca differente che dà fiducia alle tue idee. Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Le stampiamo da GT Foto? Sì!